Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Siamo in live all'Osteria di Lucera. Abbiamo già fatto il sound check, ne approfitto così vi faccio vedere un po' la strumentazione che utilizzo. Allora, prima cosa, visto che sto inquadrato per faccione, cuffie in ear, ve le consiglio, poi ne parliamo in live. Per quanto riguarda la strumentazione, Helix collegata in XLR al mixer, sta qui in stereo, quindi va all'impianto per il monitoraggio. Vabbè, cuffie in ear, vi faccio vedere come le ho collegate. Poi un jack, che è uscita jack L mono, quindi un quarto va a finire nella spia che lo uso come monitor alle spalle, una spia alto TS310, quindi c'è stata un'inesattezza da parte mia, perché durante la live mi ricordavo che era la 315, ma in realtà è la 310, che spara 2000 watt, ma spara da paura e si sente benissimo, non devo dire nient'altro. Ok, quello che manca oggi, come potete vedere, è l'EQ, che ve ne ho parlato sia in un video ma anche in diretta, che lo utilizzo tra la spia e l'uscita L mono per sia smussare qualche frequenza ma anche per regolare il volume direttamente dal pedale. Quindi se io sto suonando in questa posizione, in calo, regolo il volume senza fare tutto questo movimento e andare qui dietro a regolare il volume. Okay. Per quanto riguarda l'in-ear, torniamo sull'in-ear, stasera li tengo collegati nell'uscita cuffia, ecco perché non sfrutto l'uscita cuffia per regolare la spia, perché sennò potrei utilizzare l'uscita cuffia, quindi collegare la spia nell'uscita cuffia e regolarlo tramite il volume della cuffia. Però visto che ce l'ho impegnata per l'in-ear, perché alla fine, stando in una posizione dove non mi devo muovere granché, non mi serve il linear wireless, quindi utilizzo direttamente il cavo collegato, un cavo lungo, sottile, resistente, collegato alle cuffie. Ok, poi ne parliamo in diretta. Io a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.